Dite che volete recuperare soldi. Benissimo, recuperiamoli. La commissione revisione della spesa del presidente, presieduta da Daniele Frongia, ha individuato circa quanti? 800 milioni di euro di sprechi annui e ve li ha sottoposti. Non li avete neanche presi in considerazione. E vi farò un esempio molto più recente. Uno, recuperare i crediti di quei conduttori ai quali sono stati i favori che voi volete mantenere, recuperare i crediti dei morosi. Dove sta scritto? Perché nessuno l'ha fatto in questi anni e voi non vi state indignando? Non so, noi ci indigniamo, voi dove state? Perché, se volevate recuperare soldi, avete bocciato in data 5 febbraio 2015 la nostra mozione per andare a chiedere i soldi all'Ater, i nostri soldi all'Ater? Smettete di dire bugie, volete recuperare soldi? I soldi ci sono. Facciamo azioni per recuperare gli sprechi. Ogni volta che lo proponiamo ci bocciate le nostre mozioni. Smettete di dire bugie, siete sfacciati. Siete sfacciati, arroganti e sfacciati. Anche il dottor Lavore vuole bene comune. E quindi se c'è stata una struttura che oggi mette silenzioso per le croce, ma ne mette altro, è bene sapere anche cos'è che non ha funzionato. Non per non far bene, ripetere perlomeno gli stessi errori. Chiediamo la presenza dell'assessore scozzese e comunque del vice sindaco ieri in relazione all'importanza. Di avere qui tra noi l'onorata presenza del vice sindaco e della scozzese, esattamente per i motivi che richiamavo prima, in quanto entrambi competenti su questa materia. Grazie. Ma penso sia benissimo da tutti. La paura ha iniziato a investigare su questo, cioè sul comune che non ha gestito correttamente il patrimonio e che adesso. Ripeto, non è il Movimento 5 Stelle, sono i magistrati che iniziano già a fare. Sì, grazie Presidente, abbiamo il Parlamento, articoli 16 e 19, che riguardano le sue funzioni, le funzioni del Presidente dell'Aula, che deve essere un Presidente di garanzia, cosa che noi non abbiamo sempre detto. Dal nostro punto di vista, lei Presidente, deve esercitare correttamente le funzioni di Presidente, così che il mandato è intervenuto. Di avere qui tra noi l'onorata presenza del vice sindaco e della scozzese, esattamente per i motivi che richiamavo prima, in quanto entrambi competenti su questa materia. Grazie. Che sta appunto assistendo alle nostre sedute, quindi non è che si può interrompere la seduta per chiamare quello o quell'altro assessore, visto che è presente in aula con noi l'assessore al patrimonio. Volevo fare un ragionamento riguardo, con calma, riguardo a questa delibera, e lo dico iniziando con una battuta, nel senso che qui abbiamo quest'oggi e ieri assistito a un miracolo, nel senso che abbiamo visto che con questo maxi emendamento sono stati introdotti degli immobili, sono un po' usciti fuori come funghi nel sottobosco, pur tuttavia il prezzo complessivo degli immobili indicato in delibera, cioè i 306 e i 308 milioni, non sale. Capisco che un immobile a Piazza Navona valga poco, che dire, però quantomeno 308,1, il prezzo un pochino dovrebbe salire. Battute a parte, proprio questo maxi emendamento è la prova di quello che le abbiamo detto, assessore, in questi giorni, cioè di profili di illegittimità di questa delibera, che è indeterminata sotto il profilo dell'oggetto, è totalmente aleatoria, proprio per questo, perché indica un montante di 308 milioni del valore degli immobili e poi appunto, vede, non si comprende come si arrivi a quel valore. Sarà l'inferno, se
In questo senso la delibera è totalmente aleatoria, allora a quel punto gli immobili potranno essere venduti a qualsivoglia prezzo, quello più alto, quello più basso, e in questi 300, basta che stanno in questo calderone di 308 milioni, che come vede non aumenta nonostante l'inserzione finale. Che probabilmente, anzi certamente, questa delibera favorirà dei furbetti. E allora la reazione è stata: istituiamo una task force coordinata dall'assessore della legalità. Allora, due osservazioni. La prima, era già stata istituita da Ozimo. Era già stata istituita da Ozimo un anno e mezzo fa e non ha fatto nulla. Era la stessa identica. Perché ho conservato esattamente i due giornali che descrivono le due task force e vengono entrambi chiamati 007 di Palazzo Senatorio e devono incrociare stati di famiglia, dichiarazioni di redditi per trovare evasori fiscali, arricchimenti illeciti, danni erariali e truffe. Cioè questo era lo scopo della commissione di Ozimo, quella di oggi di Isabella. Quindi la domanda è: cosa ha fatto prima la commissione? Non ha fatto nulla. E soprattutto, ma come è possibile? Stiamo riconoscendo di fatto che ci sono i furbetti, c'è bisogno di una task force di 007 di Palazzo Senatorio coordinati da un magistrato, e però cosa facciamo? Andiamo a vendere gli immobili sui quali i vostri 007, oltre quelli della Procura, stanno investigando. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, ma ripeto, non sono affermazioni nostre, sono del sindaco e sono di Isabella. Pagina 28 e 27 del 16 febbraio del Messaggero e anche del 19 febbraio, pagine 36 e 37. Vi invito a vedere le vostre dichiarazioni, quali sono. Investighiamo sui furbetti che stanno in alcune delle case che vogliamo vendere. Ma non è che sospendiamo la vendita per capire. Prima vendiamo, poi investighiamo, poi chi si è visto si è visto. Complimenti. Delibere assurde come questa di svendita del patrimonio sulle inefficienze delle amministrazioni passate, i cittadini romani hanno bisogno, è fondamentale ricordare un po' di faccende di questa città, la memoria in questo paese si perde subito, che questa città è stata distrutta durante gli 8 anni di amministrazione Veltroni. E adesso non mi va di ritirare un'altra volta fuori l'elenco, anche perché lo sta facendo la Corte dei Conti, di tutte le grandi opere che ancora imperversano in questa città, grazie all'ex sindaco Walter Veltroni. Ricordiamo la città dello sport, la Nuvola di Fuxas, il parcheggio Cornelia. O per esempio, colleghi, ho presentato recentemente un'interrogazione. Ci sono i cittadini di via Tiburtina che ancora aspettano i lavori per l'allargamento di via Tiburtina, lavori che da quest'aula furono approvati per 60 milioni di euro e poi il sindaco Veltroni in giunta li portò a 90 milioni di euro e in 10 anni ancora non si è riusciti ad allargare la via Tiburtina. Considerate che con un tempo simile è stata fatta l'autostrada del Sole. Allora forse questa classe politica dovrebbe interrogarsi un attimino sui motivi che hanno portato a questo, ma capisco che magari voi vivete in un mondo ovattato. Vi voglio ricordare due aspetti, perché ogni volta si sventola questa delibera CEA. Io a dicembre, quando è stato preparato, è stato discusso lo statuto della città metropolitana, ho presentato un emendamento per tutelare l'acqua pubblica e sancirlo nello statuto della città metropolitana. Ebbene, i consiglieri di maggioranza della città metropolitana del PD hanno bocciato questo emendamento, quindi io non capisco se ogni volta questo menzione alla vendita di Acea sia strumentale o meno. Tra l'altro va ricordato che in questi giorni, mentre il presidente della commissione patrimonio diceva che tutti gli immobili si possono vendere tranne le sedi dei partiti, state però cacciando dalla loro sede il coordinamento regionale per l'acqua pubblica. E chiudo veramente in 10 secondi, presidente, ricordando quando anche prima si parlava, io ho sentito gli interventi di ieri in cui alcuni consiglieri giustificavano questo provvedimento dicendo: vendiamo gli immobili perché non sappiamo che farci, perché sono una palla al piede per l'amministrazione. Anche qui voglio ricordarvi, perché grazie, mi piace, presidente, sto concludendo. Ho capito. È andato oltre il tempo. È il mio primo e unico intervento di oggi. Volevo terminare il concetto dicendo
che ci sono tante, io le incontro quasi tutti i giorni, tante tantissime start-up, imprese promosse da piccoli, giovani imprenditori che non hanno letteralmente le sedi, non hanno le mura, non sanno dove incontrarsi, non sanno dove fare incontri di lavoro. Esistono anche in tante altre città italiane, voglio menzionare Bologna e soprattutto Milano, gli immobili vengono utilizzati per il cosiddetto co-working, dove praticamente delle imprese, delle realtà che devono fare degli incontri di lavoro possono affittare anche per poche ore degli immobili. Perché il comune non pensa a un'iniziativa del genere anziché svendere questo patrimonio? Grazie.